per gli ultimi 17 minuti. E Belloni si prende si prenderà almeno due giornate di squalifica, visto il normale tariffario degli arbitri. Va anche detto che probabilmente, sì, probabilmente c'è stato, io chiedo un altro replay, ecco, vediamo. Ma non lo so se è stato espulso onestamente, se ha detto qualcosa o per quella reazione che ha accennato proprio muovendo appena la gamba. Sembra francamente, nel primo caso sicuramente, se è stato espulso per quel fallo tentato è un rosso eccessivo. In caso invece è stato espulso per qualche parola di troppo al direttore di gara, questo non possiamo saperlo, però resta il fatto che adesso l'Inter è in 10. Io credo che Bernazzani da qui a pochissimo farà qualche altro cambio, adesso si ridisegna con un 4-4-1, un Garitano che dà una mano al centrocampo. Si aspetta che, non so, dove debba andare Belloni prima di riprendere il gioco. Comunque sia, un quarto d'ora al termine. Inter in 10 contro 11 a difendere il gol di vantaggio. Pasa. Palla che termina in fallo laterale. Va adesso al rinvio il Varese. Recupera palla per un attimo l'Inter. È ancora la formazione varesina che sta pericolosamente per noi guadagnando campo. Attenzione. Doncor. Prende il pallone Garritano, dà una mano alla difesa, poi rischia qualcosa, un po' di insufficienza, Doncor gli dà una mano, poi ancora Garritano, deve allontanare il pallone, ancora Luca Garritano, prova a servire forte, bloccato in maniera non fallosa, almeno il giudizio del direttore di gara. Si riparte con pallone controllato dalla nostra difesa con Pasa. Ripartiamo. Poi palla indietro. Si accendono giustamente, secondo me, i riflettori. Si riparte. Palla in avanti. Pasa. Rimessa con le mani, la visibilità era davvero ridotta al minimo. Maldini ancora in un grande anticipo. Prova a guadagnare metri, guadagna una rimessa laterale. Inter che adesso deve amministrare bene le energie e le risorse. C'è Francesco Forte al solito da solo in avanti. Espulsione di Belloni, francamente eccessiva in entrambi i casi, anche se appunto non possiamo sapere poi cosa ha detto il direttore di gara a Belloni e soprattutto viceversa. Prova a recuperare il pallone Garritano. Varese che cerca il varco, Doncor l'indietro, il tocco anzi di Struna, tocca lateralmente. Alla che termina fuori, messa laterale in favore dell'Inter, può gestire questo finale. 12 minuti al termine, palla termina in fallo laterale. Nuovamente in favore dell'Inter, che può appunto adesso amministrare le forze. Bandini in avanti per Forte, ancora Touche, ancora Inter che addormenta il gioco, quello che voleva. Varese che ci prova ma non riesce ad organizzarsi in questa fase. Varese che ha avuto una grossa chance
per tempo sostanzialmente, nel primo tempo con Pecinotti, proprio in conclusione. Attenzione qui al tentativo di recupero del solito Garitano. Non è entrato da Olsen, c'è un giocatore del Varese fuori dal campo, si tratta del neo entrato Scapinello, palla che finisce tra i piedi di Struna. Qui andiamo a rivedere perché è andato Garitano a colpire non volontariamente, credo, Scapinello. Palla in avanti, Zaro, ancora Zaro, calcio di punizione rimessa laterale in favore del Varese, riflettori accesi, 35esimo, fischio del direttore di gara che ancora una volta dà il cambio rimessa. Palla in avanti per Francesco Forte che prova a fare tutto da solo, ancora Francesco Forte, difesa schierata, non c'è nessuno da dire mano, arriva adesso Garitano a centro area, vediamo se lo vede Forte che si porta a spasso un paio di avversari, poi intelligentemente fa carambolare il pallone addosso a un avversario. Cambio in casa Inter, fuori Luca Garitano, decisamente il migliore in campo, non solo per il gol, anche per tutto quello che ha fatto vedere. Al suo posto, dentro Bangura, per questo finale, scelta di Vernazzani, è inserire Ismael Bangura, classe 94, terza presenza per lui in campionato. Continua a piovere nel frattempo, piovuto a tratti nel corso della partita. Ha ripreso a piovere fortemente a inizio secondo tempo. Rimessa laterale in favore dell'Inter che guarda il cronometro, 9 minuti al termine, sotto di un uomo, sopra di un gol. Doncor a saltare Forte, portano palla i giocatori della Varese, rimessa laterale in favore del Varese, ancora Azzolin che va a ricevere, va verso il fondo, ingenuo Olsen che commette fallo, non lo vede il direttore di gara che ci assegna una rimessa laterale. La spallata di Olsen giudicata regolare dal direttore di gara. Forte. Forte all'inseguimento del pallone. Truzzi. Palla giocata sulla destra per Parini. Poi il recupero regolare da parte di Bandini, Inter che prova a uscire dalla propria tre quarti, ma Varese che sta alzando pericolosamente il proprio baricentro negli ultimi minuti. Attenzione a questo pallone intercettato da Doncor e poi spazza via in malo modo. Ancora Varese che avanza, tocco corto per Bassi Borzani che cambia il fronte offensivo del gioco andando a servire Scapinello che la mette giù, uno contro uno. Attenzione, si trattava di Piccinotti, poi Bandini che ha fatto un'ottima partita difensiva. Palla in fallo laterale per un attimo recuperata dall'Inter, ma ancora Varese, rimessa con le mani, poi il pallone dentro, il colpo di testa, va Bangura a vigilare su questo pallone. Ancora Bangura per Doncor che rischia qualcosa difendendo questo pallone, poi rovescia in qualche modo. Ancora Varese con questo pallone giocato da Forte che dribbla un avversario, anche il secondo, attenzione, Forte chiama il triangolo, capisce tutto Doncor, poi da dimenticare il velleitario tentativo di Truzzi. 6 e mezzo al termine, ci sarà però credo corposo recupero, si è perso tanto tempo soprattutto
in occasione dell'espulsione di Belloni. Espulsione tuttora dalle cause misteriose. Palla che è in possesso adesso della difesa del Varese con Struna. Poi pallone portato da Bassi Borzani. Forte, scarica sulla destra. Bandini commette forse fallo, dice di no l'arbitro. Palla che è ancora in gioco. Bandini in avanti per Forte. Non riesce ad agganciare, non riusciamo più a tenere il pallone con gli attaccanti, anzi con l'attaccante, visto che è rimasto praticamente solo Francesco Forte nel 4-4-1 di Daniele Bernazzani, in cui stiamo finendo il match. Calcio d'angolo, arbitro che dà però indicazioni di riprendere in fretta il gioco. Benassi pronto a metterla in mezzo, ce ne sono solo due a saltare, Zaro è Forte, attenzione però a Zaro, la palla è proprio per lui, va Zaro, spinge però il nostro difensore centrale che poi cade a terra per forse un colpo ricevuto nel contrasto aereo. Andiamo a rivedere, va a saltare Zaro, eh sì, va testa contro testa con Dondoni, alla peggio Zaro che comunque riesce a rialzarsi per questi ultimi due minuti di gioco. Riprende il suo posto al centro dalla retroguardia Zaro. E la Varese cerca le ultime chance. Inter sempre in vantaggio per 1-0, ma con l'uomo in meno. Struna in avanti nella zona di Pasa, il colpo di testa, attenzione, pericolo, il controllo di Zamparo, va in anticipo Pasa, poi una mischia, non è finita, arriva Azzolin, cerca il cross col mancino, Azzolin lo effettua sul primo palo, la deviazione di Benassi, c'è il calcio d'angolo, si soffre fino alla fine, si soffre fino alla fine. Quarto corner per il Varese, di cui tre nel recupero, va Bassi Borzani. Tutta l'Inter tranne Bangura all'interno dell'area di rigore, ci sono sette saltatori del Varese. Il pallone calciato da Bassi Borzani, Cincilla rischia tantissimo, poi riesce ad agguantare la sfera, brivido lungo la schiena di Cincilla. Matteo Cincilla che va adesso poi al rinvio. Palla recuperata per un attimo dall'Inter con Tassi. Azione fallosa, calcio di punizione per il Varese, siamo nell'ultimo minuto, ultimo minuto, ultima chance probabilmente della partita per il Varese che si getta in avanti con tutti gli effettivi, con Bassi Borzani che va a toccare corto, lo scambio con un compagno, ancora Bassi Borzani che la mette in area di rigore, Cincilla lascia che il pallone termini sul fondo. Pronto al rinvio, adesso Cincilla, continua a guardare il cronometro perché mancano 20 secondi al termine della partita, rischia qualcosa con questo rinvio Cincilla, poi va a Tassi di testa, Bangura prolunga nella zona di Forte che ha il problema di girarsi, prova a mandare in porta Bangura che va giù, si rialza, scivola, palla che è ancora in gioco, cinquantesimo che scade in questo istante, l'arbitro consulta il suo cronometro. Ancora palla per Forte, siamo nel sesto minuto di recupero, rimessa laterale nuovamente in favore dell'Inter alla ricerca della quinta vittoria consecutiva del mantenimento del punteggio pieno in questo campionato. Rimessa laterale su cui probabilmente il direttore di gara andrà a fischiare la fine. Palla è per Forte in bandierina, l'arbitro dice che basta così e l'Inter soffrendo tantissimo ottiene tre punti di platino qui a Varese grazie al gol di Luca Garritano dopo 18 secondi dall'avvio della ripresa. Andiamo a rivedere qui l'azione del gol con Olsen che la mette in mezzo, il retropassaggio sbagliato di un difensore, arriva Garritano che è bravissimo a disorientare tutta la difesa avversaria, ad insaccare il gol dell'1-0, risultato che non cambierà più, l'Inter ottiene tre punti pesantissimi vincendo dove non aveva mai vinto e adesso può andare alla partita con il Cittadella tra due settimane, può andare adesso a questa mini sosta con
qualche certezza in